Juventus per quarti di finale contro Rublev, ci voleva una prestazione di grande spessore, penso che l'abbia sfoderata oggi. Sì, una buona partita. Sono partito abbastanza bene con il break subito e le condizioni erano un po' migliori rispetto all'altro giorno, e anche se comunque ho servito malino i primi due set, poi al terzo set sul due pari sono salito di livello sia col servizio che col rovescio e riuscivo a giocare più aggressivo, e sul due pari c'è stato il break e poi ho giocato un ottimo finale di partita. La stagione che fino a questo momento ti sta regalando grandi soddisfazioni, come la finale a Ostrava e altri ottimi risultati a livello challenger, frutto della collaborazione con Simone Vagnozzi. Sì, ti sei dimenticato la vittoria a Roma, che comunque quella è la vittoria più importante, e comunque vincere un challenger è sempre importante. Ho giocato un buonissimo tennis quella settimana. Oggi a sprazzi, sul finire del match, c'erano sprazzi di buon tennis come quei match a Roma, e riuscivo a manovrare il punto con rovescio, e alla fine riuscivo a essere pesante anche col dritto, quindi oggi sono più soddisfatto dell'altro giorno e piano piano speriamo ci siano sensazioni sempre migliori. Domani contro Stebe, non avete precedenti, che partita ti aspetti? Ma sicuramente è una partita molto difficile, è un giocatore che ha raggiunto, mi sa, i top 60, quindi ha un ottimo livello, è stato fermo, quindi domani sicuramente ci dovrà essere un'intensità di gioco molto importante, perché comunque, ripeto, è un buonissimo giocatore e speriamo di fare un buon match.